Allo sportello online, lontani ma vicini, accedono fino a 700 scuole, tante migliaia di studenti e docenti che ci chiedono aiuto su come affrontare difficoltà e disagi che stanno pesantemente ricadendo sulle spalle dei più giovani. Da qui rivolgo una richiesta alle autorità competenti, che mi auguro venga sostenuta da dirigenti e docenti delle scuole. I ragazzi delle superiori possano tornare in classe almeno un giorno a settimana per non perdere un contatto diretto con il mondo della scuola, che non è limitato al solo apprendimento. È questo l'appello di Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'età evolutiva e direttore del Lido. È una situazione complicata, si sta complicando sempre di più. Io vorrei ricordare a tutti che noi parliamo di traumi quando il trauma si parla del terremoto, della nave che affonda, ma esiste anche il trauma accumulativo, che è praticamente un insieme di piccoli trauma che si sommano dentro la persona uno dopo l'altro. Alla fine questi traumi non riescono più a essere gestiti come vorremmo, ma bensì pesano in modo forte sulla vita e sulla serenità della persona. Questo è quello che sta accadendo a noi adulti in un modo, ma molto ai ragazzi. Togliergli la scuola è diventato veramente una violenza. Il Covid, non considerando tutti gli aspetti drammatici, ci costringe a ripensare l'altro e la distanza dall'altro, riflettendo su quanto gli altri siano importanti o marginali. Ad analizzare un possibile aspetto positivo delle modalità che la pandemia ci imporrà nei festeggiamenti del Natale è Michele Oldani, psicanalista junghiano, sociologo e docente della Scuola Lista di Milano. Questo Natale sovvertirà un po' la tradizione, perché saremo costretti a limitare, quindi a pensare all'altro, a chi invitare, chi potrà esserci, chi non potrà esserci, anche nel mancante, nella mancanza. Noi penseremo all'altro, a quello che non ci potrà essere, a quello che non verrà invitato di default, no? E quindi è un aspetto, ma credo, diciamo, per il sistema all'interno del quale viviamo, ma profondamente, e potenzialmente trasformativo. Il prossimo Natale deve trovarci confidenti, resilienti e dotati dell'attitudine di saper tollerare. Solo così saremo in grado di non cedere ai sentimenti negativi portati dal Covid-19: tristezza, solitudine, nervosismo, irritabilità, sconforto e malessere. Anche il Natale dobbiamo considerarlo come una delle tappe del lungo viaggio che come collettività stiamo affrontando per uscire da questa situazione. A suggerire gli strumenti per affrontare le prossime festività natalizie, che si prospettano più raccolte e distanti da buona parte dei parenti, è Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della SINPF. Questo è il nostro cammino nel deserto, e che quindi necessita di una distribuzione delle risorse, delle forze, delle capacità di fare gruppo che non sono ad esaurimento. Poi pensiamo che invece di fare regali a volte inutili si possa fare qualche regalo più utile. Quindi io spero che questo Natale ciascuno di noi possa fare donazioni a chi ne ha bisogno, perché le persone che ne hanno bisogno sono incredibilmente aumentate, che possono essere delle persone che sono più vicine a noi o le persone che, come dire, per fortuna c'è ancora tanta gente che pensa al bene degli altri e non quello solo di se stesso. Ecco, questo, diciamo, mettiamo sotto l'albero questo. Quanto più tutti rispetteremo le regole ora, tanto più potremo avere qualche prudente libertà in più a Natale. I discorsi su cosa si potrà fare o no sono fortemente condizionati da quella che sarà la situazione epidemiologica. Alberto Villani, presidente della SIP, ai microfoni della trasmissione Elisir, traccia un quadro di quelle che saranno le festività natalizie in epoca di pandemia. Abbiamo più volte ribadito che esiste una responsabilità che è, diciamo, generale e quindi di chi ha la responsabilità di governo, ma poi la responsabilità più forte è forse proprio quella individuale, cioè quello che ognuno di noi farà. Quindi, se come sembra le misure che sono state adottate stanno dando frutto e questa curva si appiattirà fino a diminuire, allora chiaramente ci saranno delle aperture, ma certamente non sarà possibile fare
degli assembramenti importanti, quindi ci saranno una serie di fattori che dovranno essere tenuti in conto, quindi l'ambiente in cui ci si trova, quindi se è una stanza non particolarmente grande bisognerà essere non più di 4-6, non ci si potrà riunire in tanti, e rispettando in ogni caso anche a tavola le distanze, perché proprio perché durante i pasti si sta senza mascherina è bene essere prudenti. Quasi tutti i pazienti positivi al Covid hanno dimostrato elevata resilienza, sebbene nel 30% dei casi abbiano presentato anche una sintomatologia meritevole di approfondimento per una diagnosi di disturbo post-traumatico. È quanto emerge da un'attività di ricerca avviata su 1500 pazienti transitati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo durante la fase acuta della pandemia, valutati in follow-up post-Covid. A presentarla è Chiara Bignamini, psicologa e psicoterapeuta della UOC di psicologia dell'azienda ospedaliera. Abbiamo notato una bassa incidenza di sintomatologia di natura depressiva, mentre una più elevata, anche se contenuta, sintomatologia di natura ansiosa. Questo è quello che abbiamo notato. Ci sono diverse persone che lamentano, le dicevo, delle difficoltà di ordine cognitivo che alla nostra attenzione, per quello che noi abbiamo valutato, non hanno un così diretto riscontro, ma che sono sicuramente anche queste meritevoli di approfondimenti. Questo è un po' quello che stiamo osservando nella popolazione dei pazienti transitati dall'ospedale che hanno acconsentito alla nostra valutazione. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.